Questa notte è la notte più lunga per gli aquilani. Da 15 anni, nella notte tra il 5 e il 6 aprile, tante fiaccole luminose invadono quella città martoriata nel 2009 dal terremoto. Città che ha fatto tanti passi in avanti, ma è importante tenere vivo il ricordo e la memoria. Alle 21:30, come sempre, partenza dal tribunale, sosta alla casa dello studente e arrivo al Parco della Memoria per la lettura dei nomi delle 309 vittime. Un momento di unione collettiva nel quale si ritrova una comunità che mai potrà dimenticare. La fiaccolata è il momento clou della ricorrenza del 6 aprile, ma all'interno del grande contenitore, per ricordare, ci sono tanti eventi come il premio Avus, giunto all'11ª edizione, vinto quest'anno dalla dottoressa Chiara Franchi, laureata in ingegneria edile e architettura all'Università di Pisa, con una tesi sulla pianificazione dell'emergenza e mitigazione del rischio nel borgo di Chianni. Una forma forte di resilienza. Abbiamo buttato insieme a tutti gli associati le nostre forze all'interno dell'associazione per raggiungere l'obiettivo, che era quello di fare dei premi di laurea che parlassero di prevenzione, proprio per cercare di capire meglio in che paese viviamo e per quali motivi i nostri figli sono morti. La mia tesi ha provato a dare una nuova risposta alla pianificazione dell'emergenza e alla mitigazione del rischio sismico in un borgo storico, nel mio caso specifico in un borgo, il borgo di Chianni, un piccolo borgo in provincia di Pisa. E questo nuovo metodo ha cercato di mettere a frutto, oltre allo strumento principale che adesso è utilizzato dalla Protezione Civile, quindi la CLE, la condizione limite per l'emergenza, anche due strumenti innovativi, ovvero l'analisi configurazionale e il metodo VIM, che è il metodo delle vulnerabilità per le facciate in muratura. I borghi storici che presenta il nostro territorio. L'Italia è ricca di borghi con un tessuto urbano molto variegato e con edifici in muratura anche di rilievo storico di notevole importanza, per cui è necessario mettere appunto insieme più strumenti per cercare di non ripetere ciò che è stato fatto 15 anni fa. Il premio è stato istituito dall'Associazione Avus, Vittime Universitarie del Sisma del 6 aprile, dall'Università e dal Gran Sasso Science Institute, per onorare la memoria degli studenti e delle studentesse che hanno perso la vita sotto le macerie. Premio rivolto a giovani laureati o laureate con una tesi su aspetti ingegneristici, sociali e economici legati alla gestione del rischio sismico e alla resilienza delle popolazioni e dei territori.